Cari concittadini, buongiorno a tutti voi dal vostro sindaco. Sono qui in municipio di nuovo a coordinare quelle che sono le operazioni di soccorso alle popolazioni del nostro comune colpite duramente dal maltempo che sta flagellando appunto tutto il nostro territorio a partire dalla giornata di ieri. Ho coordinato tutto già a partire appunto da ieri sera. Stanotte sono tornato a casa intorno alle 4 di stamattina soltanto per 2-3 ore. Poi da stamattina alle 7 abbiamo ripreso subito dopo appunto l'alba le operazioni di soccorso per mettere in sicurezza tutti i tratti di strada, in particolar modo tratti di strada provinciali interessati dal maltempo, dalle frane, dagli smottamenti e dal pericolo anche di stabilità per qualche abitazione. Vi aggiorno brevemente su tutta la situazione. La situazione più preoccupante è sicuramente quella che ha interessato la frazione di Toccanisi, dove circa 70 abitanti sono stati tenuti necessariamente. Ho dovuto chiudere l'unica strada di accesso alla frazione ieri sera per evitare pericoli e problemi maggiori. Quindi ho chiuso la strada, tenendomi in contatto comunque con tutti i nuclei familiari. Quindi da stamattina sono in corso le operazioni di pulizia della parte che è interessata dall'evento franoso e dallo smottamento. Quindi si sta predisponendo la pulizia di tutta la strada che è stata interessata allo smottamento e per fare in modo da liberare, ecco, le famiglie di Toccanisi e poter farle uscire nuovamente dal loro paesino. Abbiamo già terminato la pulizia della frana che è avvenuta subito dopo le 2 di questa notte tra il cimitero di Monte Rocchetta e il bivio per Toccanisi, quindi quella già è stata risolta, la strada è percorribile. Ancora non ho firmato l'ordinanza che riapre appunto la strada, perché la strada è interessata da un ulteriore movimento franoso dal lato che va verso Contrada Arenella, Contrada Campore, e quindi una volta terminato l'intervento a Toccanisi si procederà a liberare la parte sovrastante in direzione appunto Arenella Campore. Nel momento in cui sarà liberata anche quella, immediatamente firmerò l'ordinanza di riapertura della strada, sia quella tra Monte Rocchetta e Arenella Campore, sia quella per Toccanisi, dove ci vorrà ancora qualche ora per liberare la strada e quindi fare in modo che tutti possano di nuovo utilizzare appunto l'unica strada di accesso alla frazione. La questione che ancora ha interessato in maniera abbastanza seria il nostro territorio è sulla strada provinciale tra San Nicola Capoluogo e Santa Maria in Grisone, dove un movimento franoso che è avvenuto dalle 2 in poi di questa notte, perché no, al primo giro di perlustrazione non c'era nulla, quindi è avvenuto successivamente. Si è verificato che tutta la parte sopra della scarpata è venuta tutta giù praticamente. E fortunatamente alla casa sottostante, una casa che viene utilizzata come seconda casa, quindi villeggiatura da una famiglia, fortunatamente non c'era nessuno all'interno, perché comunque il fango, la melma è arrivata fin dentro l'abitazione. Quindi stiamo lavorando a mettere in sicurezza anche quel tratto di strada, tratti di strada, ripeto, provinciali, che comunque sono stati interessati solo da una forte presenza di melma, fango, alberi, arbusti, eccetera. Ma non è interessato il tratto stradale, il fondo della strada, cosa che invece è stata interessata la strada provinciale che va dal bivio di Monte Rocchetta a scendere a Santa Maria a Torre. Ed è la questione che più mi preoccupa, perché le altre, ecco, un po' di lavoro, un po' di tempo, eccetera, ma tutto verrà messo in sicurezza e a posto nel giro di qualche ora. Invece quella strada ha ceduto proprio il fondo stradale, quindi abbiamo dovuto chiudere proprio la strada in entrambi i lati e ecco, dovremo verificare con i tecnici della provincia
dopo che finirà di piovere, se possiamo aprire solo un senso, diciamo almeno un senso unico alternato, o ecco, lasciare ancora chiuso e provvedere quindi a ipotizzare dei lavori di un intervento abbastanza serio per poterla riaprire. In questo momento il comune è diviso in due parti, libereremo nel giro di qualche ora, ripeto, Toccanisi, la parte alta di Monterocchette e Arenella, ma le due zone del comune, la parte alta e la parte bassa, sono divise da questo movimento franoso che secondo me è quello che ci darà più problemi, perché gli altri, dopo, anche se sono stati di notevole intensità, saranno praticamente risolti nel giro di qualche ora. Così come, ripeto, anche nel tratto tra San Nicola Capoluogo e Santa Maria in Grisone. Per quanto invece attiene le strade comunali interessate sostanzialmente dal cattivo tempo, sono state quasi tutte già pulite, quindi via Tomasi, via Carrera nel capoluogo, la zona di bassa di via Giardino, via Zappiello, dove qualche albero era caduto, quindi in direzione della scuola, del plesso scolastico, che le scuole sono state regolarmente aperte anche oggi, nonostante il cattivo tempo, perché fortunatamente a San Nicola Manfredi abbiamo scuole in sicurezza, edifici sicuri, e abbiamo anche verificato che tutte le strade di accesso agli edifici scolastici fossero tutti, ecco, in sicurezza, e quindi non c'è stato nessun tipo di pericolo da dover chiudere gli edifici scolastici, cosa che non faremo nemmeno per domani. Quindi le scuole resteranno sempre aperte fino a nuovo ordine. Le strade interessate comunali in particolare sono state anche la strada di Via Lenza e Contrada Maccafava tra Santa Maria in Grisone e San Giacomo di San Martino Sannita. Quella è stata davvero sia ieri che oggi un'impresa metterla subito in maniera, farla diventare di nuovo percorribile. Ringrazio le ditte intervenute, è stato fatto un ottimo lavoro e di nuovo percorribile sia la strada di Via Lenza che la strada di Contrada Maccafava. Sono in questo momento nella zona delle ditte di Pagliara e Torre Pagliara, dove piccoli smottamenti, piccole frane ci sono state, stiamo risolvendo anche quelle. E ripeto, tutte le frane del capoluogo, quelle a valle di Contrada Virgili, ieri quella tra Santa Maria Torre e San Nicola, tutte sono state risolte in tempi record. Le frane più importanti sono avvenute sulle strade provinciali e ripeto, le stiamo comunque mettendo a posto. Ringrazio il presidente della provincia, Nino Lombardi, che, con cui ci siamo sentiti più volte da stanotte a stamattina. Quindi la collaborazione istituzionale diciamo, è importantissima in questi minuti, in questi momenti. Spero che quanto prima il Parlamento approvi nuovamente la legge che ripristina l'elezione diretta dei rappresentanti delle province. Perché secondo me paghiamo proprio questo, una riforma scellerata, sbagliata totalmente, che voleva eliminare un ente importantissimo invece per il territorio che è la provincia. E soprattutto, lo dico anche da consigliere provinciale, ex consigliere provinciale, il consigliere provinciale deve essere eletto dai territori, dagli elettori, perché deve avere una giusta rappresentanza, diciamo, il territorio deve avere una giusta rappresentanza. Se non c'è il rapporto tra eletto ed elettore, questo succede, che i lavori non vengono fatti bene. Non si fanno le opere che devono essere fatte di manutenzione, e quindi questo succede. Il rapporto, quando c'è direttamente, ecco, tra consigliere comunale, tra sindaco e cittadini, è tutto più semplice. Invece, se noi votiamo un consiglio provinciale, solo noi sindaci, solo noi consiglieri comunali, e gli elettori non votano più, le province sono state, diciamo, dimezzate dalle loro funzioni, dalle loro
loro funzionari, dei loro dipendenti, per una scelta scellerata dell'antipolitica. La politica è una cosa seria, la politica la deve fare chi è, diciamo, ha questa, diciamo, attitudine a farla. Quindi non possiamo metterci in mano gente che poi sfasciano quello che è stato lo Stato italiano per tanti anni. Le province servono e quindi altro che non servono, vanno abolite, servono e devono essere gestite e governate dai cittadini, dai rappresentanti eletti direttamente dai cittadini e devono avere le funzioni che hanno sempre avuto per tanti anni dal dopoguerra fino a questa scellerata riforma. Quindi quando c'erano i cantonieri, quando c'erano le persone che andavano a... cioè, come è sempre avvenuto, la provincia è un ente importante per il nostro territorio. Quindi oggi ancora di più ne sono convinto. Detto questo, quindi le situazioni più critiche di disagio, Toccanisi la stiamo risolvendo, la situazione fra 20 giorni, un mese partiremo anche con i lavori e finalmente speriamo che finalmente Toccanisi non debba più vivere questi momenti di disagio e di isolamento, grazie ai lavori che la nostra amministrazione metterà in essere nel giro di pochissimo, ormai sono stati già appaltati i lavori, e quindi libereremo la strada verso Contrada Renella, Contrada Campore. Stiamo liberando il tratto di strada, ripeto, tra Santa Maria in Grisone e San Nicola Capoluogo, e libereremo tutte le strade comunali interessate. L'unica cosa che dovremo, rivederci successivamente con la provincia e valutare la riapertura parziale in sicurezza della strada dal bivio di Monte Rocchetta a Santa Maria Torre. È l'unica cosa che veramente mi preoccupa in maniera seria. Sono stati contattati tutti i cittadini di Toccanisi se avevano bisogno di viveri, di medicinali, eccetera. Quindi il sindaco è stato in continuo e costante, diciamo, contatto con loro. Quindi nessuno è stato lasciato da solo, nemmeno durante le ore notturne. Quindi abbiamo avuto un filo diretto grazie ai gruppi WhatsApp che ho, diciamo così, istituito, ma anche chi non fa parte di questi gruppi in ogni caso è stato da me contattato, è stato da me raggiunto o direttamente o indirettamente. Quindi l'amministrazione c'è, il sindaco c'è, siamo a vostra disposizione e fronteggiamo ogni cosa, quella programmata e quella non programmata, come questo che è avvenuto. Ed è la seconda volta, purtroppo, in maniera così grossa, da quando sono sindaco. Grazie a tutti e vi aggiornerò se ci sono appunto ulteriori notizie da darvi. Grazie.